Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Oggi siamo su Dragon Ball What If, episodio numero 13. Però, prima di cominciare, voglio darvi appunto alcune notizie riguardo al canale. Prima di tutto, c'è in corso il contest dei 3000 iscritti. Qualora ve lo foste persi, vi invito a vedere il video e a partecipare, dato che potete vincere una richiesta, ovvero che mi potete chiedere una mod. Ovviamente ragazzi, le regole verranno mostrate appunto nel video. Vi invito quindi ad andare a vederlo, troverete il link qua sotto in descrizione. Un'altra cosa è che il What If da ora in poi cambierà tipo di narrazione. Infatti passeremo a registrare il What If, ovvero le clip e l'audio insieme. E quindi cercherò di narrare nel modo più serio possibile, ovviamente con il minimo di interazione possibile. Quindi non come nel What If sperimentale, ma cercherò di fare una narrazione un pochettino più veloce da fare. Un What If più veloce da fare, dato che voglio mantenere una certa indipendenza dagli altri, voglio cercare di fare il What If da solo, perché ovviamente così non dipendo da nessuno e quindi magari se ci sono dei problemi, se quella persona non può farmi What If, non vuole, non se la sente, oppure se io magari non riesco a passare i file in tempo, posso fare tranquillamente io il video. Detto questo ragazzi, non ho più nient'altro da dirvi, vi invito semplicemente a partecipare al contest e a vedere il video fino alla fine. Detto questo ragazzi, vi lascio alla nuova intro del What If ed inoltre al What If stesso. Bella! Hurry, oh, there were miseries and miseries. Did I like how the money you love it? Somebody you evil, why you let your hell? No need no shotai, and no shotai. Oh, darling, one, two, three steps on this dark stage. Reach your black match, your white camel, no fuji, eh. Demo kage no tada, kore ga naru no. The words and thoughts, tears, and blood are full of chikara ga. Nell'episodio precedente, i nostri guerrieri, dopo aver vinto lo scontro contro Golden Kuliez, la fusione tra Freezer e Cooler, sono stati invitati da Daishinkan e da Whis in un match dimostrativo, che porterà poi al Torneo del Potere, un torneo dove ci sarà uno scontro tra tutti gli universi, tranne 4, i più potenti appunto, e si affronteranno tutti quanti in una Royal Rumble da 80 guerrieri in totale, quindi 10 per universo, dove verrà stabilito il guerriero più forte di tutti gli universi ed inoltre l'universo vincitore sopravviverà, gli altri verranno invece eliminati. Durante questo scontro dimostrativo, i nostri tre guerrieri, Goku, Bardock e Broly, hanno incontrato degli avversari molto potenti, ovvero i tre lupi dell'universo 9, Bergamo, Basil e Lavenda. I tre avevano dei poteri particolari, infatti Bergamo poteva potenziarsi assorbendo i colpi dell'avversario, Basil invece utilizzava dei colpi molto potenti sferrati con dei calci ed è stato potenziato da Ro, il Kaioshin dell'universo 9. Inoltre abbiamo infine Lavenda, che ha un potere molto ostico, infatti ha la capacità di avvelenare l'avversario solamente colpendolo. I nostri guerrieri però non si sono fatti abbattere dalle difficoltà e hanno sconfitto gli avversari. Tutti i dei sono ritrovati abbastanza sconvolti dall'universo 7, che mostra appunto di possedere il Ki divino, una cosa che i mortali non dovrebbero avere di solito. Inoltre Toppo, la guardia del dio della distruzione dell'universo 11, è candidato a diventare appunto dio della distruzione di tale universo, scende sul campo e vuole affrontare Goku. Si scatena uno scontro molto cruento, che però vede il Daishinkan fermare i due prima che si possano uccidere. Il Daishinkan quindi invita gli universi a tornare da dove vengono e a formare le squadre per il torneo. Ringrazia tutti per la partecipazione e dà l'appuntamento 2 giorni dopo, ovvero quando avverrà il Torneo del Potere, che deciderà le sorti di tutti gli universi.
il torneo universale, comincia la guerra tra gli universi. Manca poco al torneo del potere e Goku, insieme a Bardock e Broly, organizza il team dell'universo 7. Prima di tutto ovviamente propone due Saiyan di partecipare, i quali accettano senza esitare neanche un secondo. Goku chiede successivamente a suo figlio di partecipare, ovviamente a lui viene rivelata la verità perché comunque Gohan è una persona molto responsabile, infatti viene pure assegnato l'incarico di coordinare il team durante il torneo. Il giovane Saiyan, capendo la situazione, capendo che deve difendere il suo universo, la sua casa e soprattutto le persone a lui care, accetta di partecipare. Poi tocca a Vegeta. Goku gli propone subito di partecipare, però non gli dice la verità. Il Saiyan qui accetta senza pensarci due volte, proprio perché vuole partecipare al torneo per affrontare degli avversari sempre più forti. Goku poi si ricorda di C-17, si dirige verso l'osservatorio di Dio e chiede a Dende dove si trova il cyborg. Qui viene detto che quest'ultimo si trova su un'isola enorme, nella quale svolge un lavoro da ranger, ovvero dove protegge gli animali cacciati dai bracconieri. Il cyborg, dopo aver combattuto contro Goku in una sfida d'allenamento, salva degli animali insieme ad esso. Successivamente, dopo che gli è stata promessa una crociera per tutto il mondo con la sua famiglia, appunto, qualora l'universo 7 avesse vinto il torneo, accetta di partecipare. Poi Goku propone a C-18 di partecipare, la quale accetta, chiedendo però dei soldi in cambio. Ovviamente il Saiyan qui accetta le condizioni del cyborg, sperando che Bulma l'aiuti, appunto. Poi viene proposto di partecipare a Piccolo, il quale accetta senza pensarci due volte. Il tempo viene a mancare. Infatti, a parte a mancare ancora due guerrieri al team dell'universo 7, mancano pure due ore prima dell'inizio del torneo. Goku qui ha l'idea di resuscitare temporaneamente Freezer e Cooler, dato che sono molto potenti e potrebbero aiutare l'universo 7 a non essere eliminato. Qui Goku si fa scappare il dettaglio che l'universo verrà eliminato in caso di sconfitta. Tutti quanti si arrabbiano con lui, ma Gohan calma gli animi e, seppur qualcuno sia contrario, l'idea viene accettata. Whis poi propone di eliminare entrambi se avessero provato a tradirli. Goku e Bardock vanno all'inferno per parlare con Freezer e Cooler, proponendogli appunto di partecipare al torneo. I due fratelli chiedono però di tornare in vita qualora l'universo 7 dovesse vincere. I due Saiyan sono costretti ad accettare, perché sennò non potrebbero partecipare al torneo e quindi verrebbero squalificati prima di tutti. Goku insieme a Bardock si teletrasporta da Baba, dove la vecchia veggente fa resuscitare i due fratelli spietati. Goku si teletrasporta insieme agli altri tre guerrieri alla Capsule Corporation. Finalmente è arrivato il momento. Whis si teletrasporta all'arena insieme al team. È arrivato il momento del confronto finale tra tutti gli universi. Chi sarà più forte? Quale sarà l'universo che sopravviverà? Dopo alcuni saluti e presentazioni tra i guerrieri dei vari universi, il torneo inizia. Il Daishinkan, dopo aver parlato e aver ricordato le regole, dà il via al torneo del potere. Appena il torneo comincia, si infuocano subito degli scontri molto cruenti. Dopo qualche minuto ci sono già i primi eliminati. Infatti, Nink dell'universo 4 e Lilibeo dell'universo 10 vengono subito buttati fuori dal ring. Subito dopo queste eliminazioni, i guerrieri dell'universo 9 si scagliano su Goku, il quale appunto è bersagliato da molti perché è visto appunto come una minaccia da tutti quanti. In suo soccorso arrivano Bardock e Vegeta e si infuria uno scontro tra i due universi. Goku viene messo alle strette dai guerrieri che si scagliano subito contro di lui. Infatti lui è il focus principale durante questo torneo, dato che sono tutti quanti spaventati dal suo potere enorme. Il Saiyan riesce a fare ben poco nonostante sia aiutato da Vegeta e Bardock. Subito si scaglia contro Hisop, che però para i suoi colpi. Ovviamente Goku sta cercando di limitare il suo potere per non consumare subito energia, dato che il torneo è ancora molto lungo e sicuramente ci saranno degli scontri molto più importanti. Il Saiyan riesce ad isolare un nemico e lo colpisce ripetutamente con dei colpi molto potenti che finiscono per spiazzarlo. Poi lo colpisce con una Kamehameha molto potente. Subito dopo riesce a metterlo in difficoltà, dato che comunque Goku, come ben sappiamo, è un guerriero molto potente e, seppur comunque era contro un gran numero di avversari, riesce comunque a gestire bene la situazione in un 1 contro 1. Grazie all'aiuto di Vegeta e Bardock, quindi riesce. Goku, quindi, malmena l'avversario, il quale non riesce a fare molto comunque, dato che c'è un divario di potenza veramente grande. Goku continua a colpirlo con i suoi colpi migliori. Poi lo scaglia a terra e lo colpisce con una super Kamehameha pronta a sconfiggerlo. I nostri Saiyan hanno sconfitto la minaccia. Infatti Goku, grazie all'aiuto di Bardock e Vegeta,
è riuscito a buttare fuori insieme ai suoi alleati Chappil, Confrey, Hop, Hyssop e Oregano, che vengono eliminati dal torneo. Roselle e Sorrel si parano davanti a Freezer e Cooler, da cui si scatena uno scontro molto potente. Come possiamo notare, comunque, già l'universo 9 ha perso 5 membri. Comincia quindi uno scontro molto semplice per i due fratelli, che però li porta a divertirsi dato che comunque gli avversari sono molto deboli e quindi permette ai due fratelli di torturarli. Freezer colpisce immediatamente Roselle, che riesce a fare ben poco, poi lo colpisce con dei raggi letali che piano piano lo torturano, riducendolo in fin di vita. Però il guerriero non si abbatte e continua ad affrontare Freezer, subendo però tanti colpi. Nel frattempo Cooler sta affrontando... Come cazzo si chiamava? Nel frattempo Cooler sta affrontando Sorrel, la quale appunto sta venendo colpita con dei colpi molto potenti che piano piano riducono anch'essa in fin di vita. Freezer subisce qualche colpo dall'avversario, che cerca comunque di non farsi eliminare così tanto facilmente. Però, come ben sappiamo, ogni tentativo è vano, dato che i due fratelli, comunque, anche se dovessero essere messi in difficoltà nella forma base, potrebbero trasformarsi nelle loro forme ulteriori per affrontare l'avversario ed eliminarlo. Freezer quindi stritola con la coda l'avversario, poi lo colpisce con un raggio letale che elimina finalmente l'avversario. Poi il demone del freddo aiuta il fratello a sconfiggere Sorrel, il quale cerca piano piano di scappare, dato che comunque ha capito la gravità della situazione e che è difficile salvarsi. Sorrel però viene eliminata e quindi restano solamente 3 guerrieri all'universo 9. Sono rimasti 3 guerrieri all'universo 9, ovvero Bergamo, Basil e Lavenda. Questi 3 guerrieri si apprestano ad affrontare Bardock trasformato in Super Saiyan Blue, Goku a sua volta trasformato in Super Saiyan Blue e infine Vegeta, in uno scontro mortale che vedrà appunto messa in palio le sorti dell'intero universo 9. Inizia lo scontro che vede i nostri guerrieri dividersi. Goku affronta Bergamo, il quale cerca di colpirlo molto velocemente, riuscendoci. Goku quindi cerca poi di spezzare la sua guardia, che a quanto pare è molto difficile da interrompere. Poi dà un pugno nello stomaco e lo colpisce con una serie molto veloce di pugni e scaglia contro una Kamehameha. Goku poi colpisce ancora l'avversario. Goku si ritrova colpito dal lupo, che a quanto pare sfoggia tutta la sua potenza dopo aver sorpreso Goku con un pugno alle spalle. Qui Goku si rialza e viene completamente preso alla sprovvista dal lupo, che lo prende di nuovo alle spalle. Qui il Saiyan viene colpito da una serie di pugni che lo fa infuriare. Quindi Goku colpisce a sua volta Bergamo con dei pugni molto potenti e cerca comunque di prenderlo alle spalle per sconfiggerlo. Gli dà un pugno sulla schiena e lo finisce con una super Kamehameha, buttandolo fuori dal ring. Tocca poi allo scontro tra Basil e Vegeta. Il lupo, non trovando Broly, si accontenta ad affrontare Vegeta, il quale però è molto potente e lo prende alla sprovvista. Il lupo non riesce ad evitare bene i suoi colpi e continua a subire dei pugni molto potenti. Vegeta poi colpisce l'avversario con un cannone Galick e si scaglia alle sue spalle, venendo però colpito. Il lupo colpisce a sua volta Vegeta, il quale non si aspettava un contrattacco del genere. Però non si fa abbattere e nonostante venga colpito ancora, cerca di rimettersi colpendo a sua volta il lupo. Si scaglia direttamente su di lui e dà un calcio verso l'alto e lo scaglia verso terra. Poi lo colpisce con un altro Galick Gun che lo scaglia via. Il lupo colpisce con un colpo molto potente Vegeta e lo scaglia a terra. Poi lo colpisce con dei calci alle spalle che ruotano attorno a Vegeta, il quale non riesce a fare molto per difendersi. Poi però, dopo essersi rimesso, colpisce a sua volta il lupo per l'ennesima volta e lo scaglia ancora a terra. Quindi prepara il lampo finale che elimina l'avversario. Tocca poi all'ultimo scontro, ovvero Bardock contro Lavenda, il quale cerca di affrontare l'avversario, ma dato che Bardock ha capito che il suo avversario sa combattere utilizzando solamente il veleno e dato che ora il re ha utilizzato una barriera che gli permette di non essere avvelenato, a quanto pare il lupo è messo alle strette, dato che comunque non ha altri poteri al di fuori di questo. Quindi Bardock ne approfitta di questa sua debolezza per colpirlo molte volte e inoltre utilizza i suoi colpi migliori per scagliarlo via, avvicinandolo sempre di più al margine del ring. Bardock quindi colpisce per le ultime volte il lupo e dopo averlo colpito con dei colpi potentissimi, scaglia tutta la sua aura e lo colpisce con lo spirito dei Saiyan, eliminandolo definitivamente. Quindi l'universo 9 viene eliminato istantaneamente. Whis controlla se l'universo è ancora presente, però purtroppo non resta più niente dell'universo 9.
ragazzuoli, il video può finire qua. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti ed inoltre lasciate mi piace, commentate il video e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Inoltre entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione per mantenervi appunto in contatto con me. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove pubblicherò qualche piccolo aggiornamento sul canale. Inoltre ci saranno dei sondaggi, delle cose molto carine. Detto questo ragazzi, lascio qua un sondaggio, non so bene se è partito ora, ma comunque vi invito a votare. Dato che vorrei portare comunque qualche serie diversa, non solo sempre Dragon Ball perché alla lunga stufa, vorrei rinnovare un po' il canale, vorrei portare un po' di Sword Art Online che mi sta facendo impazzire in questo periodo veramente. Poi Attack on Titan, vorrei cominciarla a breve, lo zio Obo mi ha ispirato praticamente a vedere questa serie molto bella. Ed inoltre vorrei portare tanti altri giochi come ad esempio qualche Final Fantasy e tantissimi altri giochi, magari consigliati da voi fan qua sotto nei commenti. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!